Che bella giornata! Ci voleva proprio questa passeggiata. Ma no, no, non sono da nessuna parte. Sono ancora qui nella torte nella nostra stanza dei filmati. Guardate, è dove noi registriamo la maggior parte dei nostri video. Ehi, che fai? Ma. Eh, che ho fatto? Guarda che non poter uscire non è certamente divertente. Né tantomeno per. Tutte le persone che ora sono in ospedale stanno male e anche per tutti i loro familiari. Quindi, se devi dire qualcosa, arriva al dunque e dillo la svelta. Ha ragione, ha ragione. Quindi, questo filmato è per dire che cosa? Per dire che mi mancate. Mi mancate. Mi rivolgo ai ragazzi dell'oratorio alle famiglie del catechismo, alle persone delle nostre comunità, mi mancate, mi mancate. E ringrazio quanti si stanno adoperando in mille modi per prendersi cura di noi, a livello medico, a livello amministrativo e politico, a livello religioso. Dico grazie anche a loro. In questi giorni avrete sicuramente ascoltato, sentito mille messaggi, informazioni, credo ognuno con l'intenzione di rincuorare il nostro animo. Se anche qualcuno avrà detto qualcosa di troppo, diamogli il beneficio che l'avrà fatto per cercare a modo suo di trovare il meglio per farci star bene. Non so se l'oratorio sia mai stato così vuoto. Mi sento un po' solo in questi giorni, mi sento un po' solo e so che anche molti di voi si sentono soli in questo momento. Quindi, io soluzioni concrete non ne ho se non quella che parte dalla nostra fede e che dice che dobbiamo fidarci a Dio e tenerci in comunione attraverso la preghiera. Quella può rafforzare le nostre relazioni, quella può rendere ancora più forti i nostri legami, grazie alla preghiera. Ricordiamoci nella preghiera ogni giorno gli uni verso gli altri. Il Signore ci benedica.